Ok, buonasera a tutti. Questa sera parleremo un po' di questi nuovi argomenti che abbiamo messo in scaletta, tra cui molto interessante sarà il mio primo approccio alla gara IFA, reputo interessantissima. E farò un piccolo resoconto, insomma, anche emozionale di quello che ho vissuto questa settimana in Austria, in questo campionato europeo Bowand IFA, nel quale c'erano 1680 arcieri, quindi non un avvenimento da poco. Dopo parleremo della valutazione delle distanze, nel 3D e nell'Interfield, quindi diciamo come sia possibile indovinare nel modo più preciso possibile la distanza che intercorre tra noi e il bersaglio, quindi innescare una strategia di tiro il più veloce possibile, ovviamente perché il tempo specialmente nel 3D, è molto limitato, quindi innescare una strategia tale che riuscire a colpire il bersaglio anche conoscendo la distanza, fra le altre cose. Non è la cosa più essenziale conoscere la distanza, anzi, a mio modesto parere, è una cosa molto sopravvalutata, ma ne parleremo più avanti. E ultimo, ma non ultimo come importanza, è la fase di tiro, diciamo, specialmente a riguardo di arco nudo, arco istintivo e lombò e tutti gli altri che non hanno una strategia meccanica di atteggiamento, chiamiamolo così, tra ancoraggio e rilascio, che se vediamo sarà molto molto interessante. Bon, questo è, diciamo, il quadro della situazione. Allora, intanto campionato europeo IFA. Campionato europeo IFA, diciamo che mi sono iscritto tra parentesi, un po' così per caso, no? Perché un amico toscano che frequenta normalmente questo genere di cose, di cui si è fregiato del titolo di campione europeo, di campione del mondo, eccetera, eccetera, mi ha descritto questa interessante competizione con enfasi, e gli è piaciuto tantissimo, e ha detto: ma se mi porti, vengo con te e mi iscrivo. Non è stata una buona scelta per lui, perché l'ho battuto, quindi diciamo che non è stata una strategia, ma è rimasto contento lo stesso, ci siamo divertiti. Allora, intanto di cosa si tratta? Intanto si tratta che è una grande competizione, quindi aperta a tutti, occorre essere iscritti a una federazione affiliata alla IFA, nel caso dell'Italia è la FIARC. IFA sta per International Field Archery Association, che è una federazione che ingloba federazioni nazionali di tutto il mondo, in tutte le parti del mondo, un po' come anche può essere la World Archery, che anche se la World Archery è più destinata all'agonismo, essendo una federazione membro del CIO, e quindi una federazione che sviluppa tutto in funzione di portare poi la gente alle Olimpiadi. Nella IFA invece, diciamo, è più improntato sulla caratteristica ludica, no? Quindi sulla caratteristica del divertimento, anche se mi sono accorto che non è proprio così. Anzi, non è per niente così, perché le regole sono rispettate alla perfezione, e i controlli sono ancora più importanti, ancora più che si intersecano con l'arciere, e quindi tutto sommato ne scaturisce un sano agonismo. Un sano agonismo anche ad alto livello, perché se è vero come è vero che questa manifestazione è aperta a tutti, perché
tutti possono andare, praticamente tutti, basta aver fatto un paio di gare di un certo tipo e essere considerati in grado di tenere l'arco in mano e di dirigere la freccia verso il bersaglio, non verso qualcun altro, non stirarsi le frecce dei piedi, quindi avere un minimo di dimestichezza con l'arco. È anche vero che si trovano nello stesso percorso tiratori con caratteristiche al top, di livello altissimo. Ne è la prova appunto di questa manifestazione che cui sono andato in Austria, in Austria a Salbach, che è una stazione sciistica importantissima a quanto pare, perché è sede di Coppa del Mondo di sci nella zona del Salisburghese, molto vicino anche a Kitzbühel. Un paesino molto piccolo, a circa 1100 metri di altitudine, diciamo il paese, però con una logistica straordinaria, chilometri, centinaia e centinaia di chilometri di piste di sci, anche se mi sono chiesto, perché le piste di sci vanno da 1000 a 2000 metri, da 1000 a 2000 metri. Il nostro Piemonte non può esistere, che da tantissimi anni che non c'è più neve. Invece sembra che in Austria anche a 1000 metri vengano 2 metri di neve e quindi non ci siano problemi di quel genere, molto probabilmente il clima lì sarà diverso. Allora, intanto il primo dubbio che mi era venuto in mente era che questo genere di competizione, tra virgolette, ho pensato, sarà più un raduno di affezionati in cui più o meno si tirerà così, alla buona, la competizione sarà così molto alla buona, anche le regole, sentivo dire che vengono più o meno messe a punto sul momento. Assolutamente no, assolutamente no. Una precisione che raramente ho visto nella stessa World Archery, un controllo materiale estremamente fatto alla perfezione, anzi il tiratore deve addirittura compilare un modulo in cui certifica tutta la sua attrezzatura in duplice copia, una copia la porta al controllo materiale e una copia la tiene in faretra, perché durante la manifestazione, quindi dopo il controllo materiale, in qualsiasi momento gli arbitri possono fermarti, controllare il materiale, ma verificare il materiale con la coppia, con quel modulo in cui abbiamo certificato la nostra attrezzatura, e se ci sono degli scompensi si viene squalificati immediatamente nella nostra competizione. E questa è una serietà che è veramente ai massimi livelli. Un'altra cosa che mi lasciava dubbioso era il fatto del livello di competitività che potevo mai trovare. Effettivamente, a parte gli italiani che provengono un po' dalla FIA, nella quale il livello di competitività non è altissimo, anche se insieme a me, a tirare con col mio stile di tiro che è l'arco nudo, quindi nella dizione IFA si chiama Bare Bow Recurve, c'era Diego Sardini che finora, ahimè, mi ha sempre battuto ai campionati italiani, quindi avevo un buonissimo punto di riferimento per avere questo margine di competitività per capire perlomeno il livello di punteggi che potevano scaturire. Quindi da quel punto di vista ero diciamo abbastanza tarato. Una scoperta che ho avuto recandomi nel primo giorno ai tir di prova è che ho incontrato tutti i nazionali austriaci che normalmente io incontravo nelle competizioni World Archery, quindi al mondiale 3D di Terni o al campionato europeo che ho fatto in Estonia, e c'erano gli stessi nazionali austriaci,
E la stessa cosa è capitata per i nazionali cecoslovacchi, cioè Slovacchi, Repubblica Ceca, Ungheria e Francia. Quindi addirittura il livello, e parlo solamente a livello verbo, quindi a livello crudo, ho trovato gli stessi interlocutori, diciamo mancavano gli svedesi, mancavano i fortissimi italiani, però comunque il livello era di competitività era veramente elevato, quindi anche da dire la competizione era comunque ai massimi livelli. Ho visto anche, non conoscendo a fondo tutti i personaggi degli altri stili di tiro, però ho visto che comunque il campione europeo Lombo, il finlandese che adesso ha un lapsus, mi sfugge il nome, era comunque presente, nel compound ha vinto l'ungherese Janos, che è comunque un nazionale ungherese che vince, che è sempre competitivo anche in tutte le gare di montagna. Quindi assolutamente non raduno, ma competitività ai massimi livelli. Cosa da dire ancora? Da dire che al contrario delle gare World Archery, dove unicamente la precisione viene premiata, in queste gare non viene premiata solo la precisione, ma anche la prestanza fisica. Anche la prestanza fisica, perché sono 5 giorni di gara, 4 gare che si svolgono fino a 2.000-2.200 metri di altezza, con dislivelli a volte anche di 400-500 metri, e 500 metri di dislivello non sono pochi, non sono pochi per chi fa l'escursionista, ma per chi fa l'arciere, credetemi, al suo perché. Comunque la gara è stata veramente interessante. È stata veramente interessante anche dal punto di vista qualitativo. Qualitativo intendo come qualità di tiri sempre molto tecnici, addirittura paragonabili a un hunter e field di vecchia memoria, che la World Archery ogni tanto faceva, e sempre di meno fa ad alto livello tecnico. Invece queste gare qua sono state veramente ad altissimo livello tecnico, i tiri veramente sempre al limite, calcolando il fatto che queste tipologie di gara si tira fino a 55 metri, tutti gli stili, quindi dal lombo all'arco storico, al ricurvo, all'arco nudo, al compound, tutti tirano fino a 55 metri, divisi in 4 gruppi, che vanno gli animali più piccoli del gruppo 4 vanno fino a 18 metri, gli animali del gruppo 3 vanno fino a circa 30 metri, gli animali del gruppo 2 fino a circa 40, e gli animali più grandi, quindi quelli del gruppo 1, fino a 54,5 metri, perché le distanze vengono misurate in modo con la modalità anglosassone, quindi gli yard non sono precise al momento, però a noi non interessa perché le distanze sono tutte sconosciute e credetemi, di difficile interpretabilità, perché fino a 40, 39, 40 metri possiamo ancora una buona precisione accorgerci della differenza del 2 metri, ma il gruppo 1, che può essere posizionato tra 36 e 54 metri, diventa la strategia da impostare, non è semplicissima, e mi è venuto in aiuto tantissimo ovviamente aver partecipato a gare FIA, che mi hanno permesso insomma di innestare la giusta strategia, della quale parleremo dopo nella valutazione delle distanze. Che altro dire? Sì, come si svolgono queste gare? Anche la tipologia di gare è anche interessante. Io dico, io non so, adesso non so da quanto esistono queste gare qua, ma da tantissimo tempo, sicuramente da molto di più di quando la World Archer ha immaginato di
inventarsi il 3D. Questo lo so perché le prime gare 3D in Italia sono state impostate dal 2003 in avanti, quindi 13 anni fa. Ma immagino sicuramente che IFA sia da decenni che faccia questo genere di gare, quindi sicuramente ha un'esperienza notevolmente superiore, ed effettivamente, Giovanni, non del vero, devo ammettere che è assolutamente vero. La tipologia è interessantissima perché, anche se me l'ero studiata prima, però non me l'ero immaginata come puoi viverla effettivamente. E la tipologia è estremamente interessante perché ci sono quattro tipi di gare, cioè quattro giornate di gare, in cui la competizione sono in cinque gare, in cinque giorni. C'è un giorno di riposo che dipende un po' come posizionato. Intanto 1680 arcieri sono veramente tanti. Credetemi, ai tiri di prova c'erano 250 sagome e circa 50 paglioni, e questa moltitudine di 1500-1600 persone che tirano contemporaneamente veramente fa un effetto incredibile. Hanno implementato 12 campi, 12 campi da 28 piazzole cada uno. Quindi calcolando che ogni campo ha all'incirca 40-50 sagome, fatevi poi i conti di cosa, della logistica che sta dietro una manifestazione del genere, una cosa veramente straordinaria. E se la sono cavata egregiamente. Veramente, veramente non ci sono stati intoppi di nessun genere. Addirittura c'era sempre posizionato al campo un elicottero pronto a intervenire in caso di necessità sui campi di tiro, che erano dislocati veramente in un comprensorio amplissimo e, ripeto, tra i 1200 e i 2200 metri di altezza. Ritorniamo a come si è svolto questo campionato. Intanto i primi due giorni di gara, quindi le prime due gare sono identiche. Le prime due gare sono identiche e sono molto interessanti perché si possono tirare fino a tre frecce in cui si mette sullo score la prima, appunto. Quindi se io non colpisco il bersaglio posso tirare una seconda freccia, se non sono sicuro di aver colpito il bersaglio o non l'ho colpito, tiro una terza freccia, le frecce hanno uno, due o tre anelli, quando io vado a recuperare le frecce, quindi per scrivere i miei punti, guardo qual è la freccia che ha colpito il bersaglio, se la prima avrà tot punti, se la seconda un po' meno, se la terza ancora un po' meno. Allora, qual è l'interessante? L'interessante è che in queste prime due gare conta solamente lo spot e la sagoma. Perché è interessante? È interessante perché è un inizio molto soft. È un inizio molto soft perché praticamente fare sagoma, quindi prendere solamente l'animale con la prima freccia, è già il massimo dei punti, perché lo spot, che è la parte vitale centrale più grande, non esiste il conteggio del super spot, neanche del perfect, esiste solo il conteggio dello spot e della sagoma, i punteggi sono così disposti. Con la prima freccia, se colpisco con la prima freccia, lo spot vale 20 punti e la sagoma 18. Quindi vedete che fra 20 e 18 praticamente c'è pochissima differenza. Se colpisco con la seconda freccia, lo spot vale 16 e la sagoma 14. Con la terza freccia, 12 e 10. Quindi vedete bene che indovinare la sagoma con la prima freccia praticamente cumulo una mole di punteggio che mi servirà molto poi nella terza e nella quarta gara, che sono quelle, diciamo, dove si fa la scrematura finale, diciamo un po' di imbuto, no? Le gare sono sempre più difficili. Quindi nei primi due giorni di gara ho una gara molto facile perché posso accumulare punti anche solo colpendo l'animale in qualsiasi punto. Quindi io devo, la mia strategia quale sarà? Sarà quella di fare sagoma.
se non sono sicuro della distanza, andare a cercare il punto, gamba, corna, il più possibile per prendere la sagra, senza cercare a tutti i costi, ovviamente sono nelle distanze più lunghe, nelle più corte posso rischiare di cercare a tutti i costi di colpire lo sfondo, ma nelle distanze più lunghe mi interessa solamente colpire la sagoma con la prima o al limite con la seconda breccia. Perché questo? Perché poi la terza gara sarà completamente diversa. Nella terza gara io posso tirare due frecce e le devo tirare tutte e due. Tirerò le due frecce, tutte e due le frecce valgono lo stesso punteggio, anche se le tirerò da due picchetti diversi, quindi la prima freccia da un picchetto, la seconda freccia 1, 2, 3, 4 metri più avanti, però valgono, hanno lo stesso punteggio, che 10 punti il super spot, 8 punti lo spot e 5 punti la sagoma, come le gare Fitargo 3D normali, che presumo che non si siano inventati niente, ma abbiano giustamente, credo, copiato punteggio, perché è un punteggio più che giusto e non occorreva inventarsi cose nuove, immagino. Non c'è l'11, quindi c'è solo 10, 8 e 5. E devo tirare due frecce, tutte e due le frecce hanno lo stesso valore. Quindi se io faccio due super spot faccio 20 punti, se io faccio un super e uno spot faccio 18 punti, se io faccio uno spot e una sagoma faccio 13 punti. Quindi devo cercare di fare bene con la seconda freccia, no? Se io so tirare bene, se sono un bravo tiratore, tiro bene la prima freccia e la tiro alta, beh, so cosa dovrò fare con la seconda freccia, anche cambiando picchetto, no? Vedo quanto ho cambiato il picchetto, vedo quanto se l'ho tirata alta e mi regolerò di conseguenza per innescare anche qua la strategia adeguata, indipendentemente da che tipo di arco adotto, no? Io devo sempre formare nella mia mente, anche inconsciamente, anche senza pensarci, solo col mio allenamento, la variazione che è capitata e quindi innescare con la seconda freccia la possibilità di fare più punti che con la prima. Questo sì. Se io non sono buono a tirare, magari faccio un super spot con la prima freccia e con zero con la seconda. E questo è un cattivo presagio per quanto riguarda la mia tecnica di tiro, cioè da affinare sicuramente qualcosa. Perché non è possibile fare peggio con la seconda freccia. Se uno fa peggio con la seconda freccia, deve prendersi un buon istruttore e cercare di vedere come mai. Perché questo non è possibile. O se non è una questione tecnica, una questione mentale in cui probabilmente c'è da affinare qualcosa dal punto di vista di stress o di emotività. Benissimo. L'ultima gara storica. L'ultima gara è stata una cosa veramente straordinaria, perché effettivamente l'ultima gara, la quarta gara di questo campionato europeo, è effettivamente una finale. Quindi io ho fatto le prime tre gare, chiamiamole così, una più difficile dell'altra, di qualificazione, ho raggiunto un determinato punteggio, l'ultimo giorno di gara ho praticamente 28 piazzole che sono i 28 tiri di finale. Perché? Perché in quest'ultima gara io tirerò una freccia sola avversario. Avrò a disposizione un'unica sola freccia, sempre con gli stessi gruppi di animali, quindi sempre 18 gruppo 4, 30 metri gruppo 3, 40 metri gruppo 2, 54 metri il gruppo 1. Ma avrò a disposizione un'unica freccia. Dov'è l'interessante? L'interessante è che quest'unica freccia vale il doppio, vale punti doppi. Quindi con quella freccia io avrò a disposizione 20 punti se colpisco il super spot, 16 punti se colpisco
lo spot, 10 punti se colpisco la sacca. Ecco che diventa veramente importantissimo utilizzare una strategia. Se io devo recuperare, non mi rimane veramente altra scelta di mirare al superfluo, di cercare di colpire il superfluo, con quell'unica freccia che ho. E questo mi permette sicuramente di incrementare il mio o di diminuire il distacco che ho con chi mi precede, o di distaccare quello che sta qui dietro. Perché se io faccio 20 punti e il mio contendente fa 0, sono 20 punti, sono tanti, con un'unica freccia mi sono staccato 20 punti. E credetemi, con un'unica freccia fare 0 e buttarla fuori all'ordine del gioco. Quindi i 20 punti cominciano a diventare veramente molto molto interessanti per poter recuperare, o addirittura per cercare di staccare l'avversario. Però anche lì è da valutare la strategia che dovrò adoperare. Come in tutte le competizioni che si rispettano, ovviamente dalla seconda gara in avanti ci sono gli accorpamenti delle piazzole. Quindi cosa vuol dire accorpamenti delle piazzole? Le piazzole vengono, la prima gara vengono effettuate in modo random, quindi in modo del tutto casuale. Dalla seconda gara in avanti le piazzole vengono fatte per classifica. Quindi i primi sei della classifica stanno in una piazzola, dal settimo al dodicesimo un'altra piazzola e così via. In modo tale che l'antagonista ce l'ho sempre sotto controllo, e anche nella dichiarazione di punti ovviamente ho la possibilità di controllare e di verificare che tutto avvenga nel di buono, anche se devo dire il fair play è sempre stato veramente ottimo, straordinario, nessuno, non c'è mai stato assolutamente niente da dire, come d'altronde nella mia esperienza in World Archery, che io ho fatto 12 fra campionati del mondo e campionati europei in World Archery, anche lì assolutamente non c'è mai stato, anzi, il contrario. E quindi devo dire che veramente è stata un'esperienza gradevolissima, che mi ha anche dato, dal punto di vista tecnico e agonistico, mi ha dato qualcosa, non mi mancava niente, però è stata una pietra importante che mi porto con favore ancora adesso. Sono bellissimi, bellissimi ricordi, e che invito tutti a provare questa esperienza, perché veramente è molto 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 interessante, e permette anche insomma di verificare le proprie capacità. Fitarlo in area nazionale è molto difficile, ed è logico, perché è una maglia azzurra, una maglia azzurra vera e propria, quindi è una cosa molto difficile. Però io ripeto, nel calcio, che è il calcio, esiste anche la Serie B, e chi vince il campionato di Serie B ha tutto quello che deve avere, ha la sua dignità più completa, non è da buttare via, anche perché dopo la Serie B c'è la Serie D, fino alla Serie Z, no? Quindi se la IFA può essere considerata un po' la Serie B del tiro con l'arco, che è World Archery, Olimpiadi, CIO, eccetera, eccetera, per carità, assolutamente è il top del top del top del top, molto di più. Però anche per noi comuni mortali, che non avremo mai e poi mai la possibilità di competere con il top di livello che vanno alle Olimpiadi o che anche presumono di andare, ben venga una manifestazione di questo genere, che permette a tutti di conoscere il tiro con l'arco, e poi chissà, magari potrebbe benissimo nascere un campione che può poi andare e mirare molto più in alto, no? Perché non è mica detto che debba solo vedere volare una freccia, ma per carità, che è la cosa più bella del mondo, potrebbe anche nascere qualche vero campione solamente andando a fare questo tipo di manifestazione.
Quindi da questo punto di vista.